Quante volte sento durante le sessioni le persone che mi, quando chiedo qual è l'obiettivo, il motivo per cui ti rivolgi a me, e mi dicono perché vorrei arrivare alla fine del mese, oppure voglio la stabilità economica, faccio fatica a pagare la bolletta a fine, le bollette a fine mese. Insomma, è un problema che è più diffuso di quello che si vuol far credere, perché ora non è una critica rivolta a nessuno, però io vedo su Instagram, su Facebook, non parlo delle mie amicizie, parlo in generale, tutti i visini contenti, tutte persone che sembra che hanno raggiunto l'illuminazione, mi ci metto anch'io in mezzo, attenzione, però poi alla fine il 99,9% della popolazione è sofferente, ha i suoi problemi ed ha paura di dichiararli giustamente, io capisco in giro, perché? Perché si mettono in moto dei meccanismi un po' tristi, la paura di non essere accettati, la paura di essere esclusi e tante altre cose. Beh, oggi però vi voglio spiegare una cosa molto particolare attraverso questo video. Questo è un video di risposta. Io rispondo in particolare ad un commento che c'è stato sotto di una live. La live mi sono preso nota del 17 dicembre, quindi vedete come io vi recupero tutti i vostri commenti un po' alla volta. Scritto da Rosa Rios. Sapete che non pronuncio mai il cognome, dovrebbe essere il suo cognome. E qui c'è proprio un programma. Attenzione, non è che riguarda solo colei o colui che porta un nome del genere, è un qualcosa che riguarda tutti. Però quando avete in famiglia vostro padre, voi stessi, il fratello, la zia, che hanno un nome che inizia per ro, ra, re, insomma tutte le vocali che ci stanno nell'alfabeto, sappiate che noi stiamo parlando di una dinamica che viene etichettata come conflitto di liquidi. Io spesso dico associata al fegato, a livello sottile, calcoli renali, tante altre cose. Però vedremo il tutto subito dopo la sigla. Vi dicevo che le due lettere messe assieme, ro, re, ra e via dicendo, di un nome, di un cognome, di un'azienda, sono associate a quello che viene chiamato conflitto di liquidi. Cos'è questo conflitto di liquidi? Qualcuno in genealogia ha temuto di morire di fame, si direbbe, no? Non è che, se facciamo un esempio, che questi fu il nonno, lui temeva veramente, oddio, qui non si mangia più, domani si muore. No, può essere stata una situazione dove il nonno ha avuto difficoltà nel pagare un finanziamento, facciamo un esempio. Ma a livello proprio strettamente biologico, la paura di fondo è quella di arrivare a un punto dove non si mangia più. Viene chiamata anche paura, appunto, di morire di fame. Ora, anche le varianti come la sua di questa persona, Rios, la doppia vocale, diventano a livello inconscio come un'unica vocale. Questa è una legge di cui già ve ne ho parlato ampiamente in tante situazioni, in tanti video. La radice di tutto questo è la parola re. Nel frattempo è passata una corriera, forse l'avete sentita, la parola re, che sarebbe l'imperatore nei tarocchi, che è il quarto arcano, quattro, come a volte ho detto, sono le quattro zampe di un animale che lo tengono in equilibrio, sono le quattro gambe di un tavolo che appunto sta in equilibrio, e l'imperatore non è altro che il padre stabile in genealogia. Non a caso, e poi mi fermo sui numeri, ma quando sono tentato, il numero che precede il 4, perché i numeri si leggono, per capire cosa può accadere, cosa è accaduto, e via dicendo, si legge il successivo e il precedente. Il precedente, che è il 3, ovvio, guarda caso indica una interruzione di comunicazione con un padre in genealogia, vuoi per morte, vuoi per tanti emigrazione, malattia, mille cose, o il semplice atteggiamento di un padre che non comunica perché così è andata. Cosa significa questo? Che quando venne meno un padre in genealogia, e qui arriviamo al punto,
diminuisce la capacità per i discendenti di vivere una vita stabile. Ricorderete all'inizio ho fatto accenno a riuscire ad arrivare a fine mese e via dicendo. Ora, se avete qualcuno in famiglia che ha queste due lettere, R e la vocale, che segue subito dopo, anche non all'inizio della parola, del nome, tipo Roberto, anche all'interno, Lorena per esempio, Loredana e tante altre varianti del nome e altri nomi, beh, voi avete questa memoria, ma non per questo ciò significa che avete una marcia in meno. Avete semplicemente la possibilità di riconoscere un programma dentro al quale dovreste lavorare. Vi ricorderete in altre occasioni ho fatto accenno che a livello cosciente tutto ciò che è denaro si distingue da tutto ciò che è acqua, per esempio, tutto ciò che è liquido, ma a livello inconscio non c'è differenza tra la liquidità finanziaria e i liquidi come l'acqua o altre cose. Cosa significa? Beh, il ragionamento che ho fatto più volte è: immagina solo se c'è stato un annegato in famiglia, c'è un conflitto con l'acqua che è impressionante, ha generato un lutto, oppure ha generato che cosa? Che in quei 20 secondi questo antenato, insomma, era convinto di morire. A volte bastano pochi secondi, una quasi convinzione di morire, per generare una storia di un discendente, cioè addirittura un crollo economico. Poi tutto è anche karmico, è vero, però intanto c'è sta memoria, la possibilità di riconoscere come era strutturata, come era strutturato il fatto, la vicenda, a chi apparteneva questa cosa a livello di evento, insomma è una marcia in più che noi abbiamo. E sappiamo che Jung dice: tutto ciò che viene capito a livello cosciente, quindi che entra qui nella testolina e diventa comprensione, io comprendo quindi questo meccanismo, ci libererà, tra virgolette, dalla dipendenza da un destino, in un certo senso preconfezionato, dove noi siamo, se vogliamo, anche in parte vittime di una storia genealogica, vittime della ciclicità che ognuno di noi ha, tra l'altro. Poi volevo fare riferimento anche ad alcune situazioni dove, ma non solo in sessione, in generale, ci sono donne che dicono: io ho trovato un uomo che si gioca tutti i soldi al gioco, o non riesce a trattenere la liquidità. Certo, io dico, se qualcuno morì inconsciamente nella sua famiglia, spera bene di non riuscire a trattenerla questi liquidi, altrimenti si direbbe uccide, perché nella genealogia la parola liquido, liquidità di conseguenza, abbiamo capito che viene vista allo stesso modo, uccide, quindi è preferibile respingerla. Quindi mi permetto un po' di giustificare queste persone, uomini, donne, perché ci sono anche donne che giocano d'azzardo, non è che siamo soltanto noi maschietti, però dicendo appunto che niente accade a caso, perché magari nella sua genealogia, e per non dire anche nella tua di genealogia, questo fa da specchio, quindi c'è tutto un gioco inconscio di specchi, si direbbe, dove magari a te, che ipotizziamo hai trovato un partner che non riesce a trattenere la liquidità, cioè non riesce a guadagnare più di un tot, oppure non riesce a risparmiare o non vuole risparmiare, abbiamo capito alcuni meccanismi, beh, dipende magari anche da te, che in quarta generazione hai un fatto simile a quello a cui ho appena fatto accenno, l'annegamento o tante altre dinamiche, diciamo, che però spingono te ad attirare un partner di quel tipo. Perché? Perché se riesci, per ipotesi, a trasformare quest'uomo, e qui non dobbiamo sentirci voi donne specialmente nel dovere di trasformare qualcuno, anzi, ma di trasformare noi stessi, beh, a quel punto abbiamo salvato l'antenato dall'annegamento stesso. È una cosa che può sembrare fantascientifica, ma funziona così a livello inconscio. E un altro aspetto che va detto è, e che dico spesso durante le sessioni, è che il famoso re di cui vi ho parlato, tanto per rimanere su queste due lettere, è visto come si diceva il papà, e il papà è il sole nell'inconscio, che forma il sole.
ha la forma, è un cerchio, e il cerchio simboleggia la moneta. Quindi vuoi in un modo, vuoi nell'altro, sto papà torna sempre. So che può sembrare quasi un'informazione inflazionata, però va lavorata, e se stiamo qui a parlare di questo, vuol dire che dobbiamo continuare a parlare di questo finché abbiamo elaborato il meccanismo. Ora arriviamo alla soluzione. Beh, qui ho una chicca che tra l'altro è una composizione simbolica molto recente, ho indicato a varie persone, miei allievi, dove abbiamo capito che il tutto può nascere da un padre che in genealogia è venuto meno, magari semplicemente assente una settimana per un ricovero, si diceva. Ma cosa dobbiamo fare? Al di là se abbiamo nomi con queste due lettere a cui ho fatto accenno o meno, sedetevi a terra, chiudete gli occhi dopo aver posato una lampada puntata sul vostro viso, quindi tipo una lampada da ufficio, da scrivania, però dovete chiudere gli occhi. C'è tutto un discorso legato a non posso avere l'immagine di mio padre o il padre, diciamo genealogicamente parlando, che mi dà fastidio, deve essere un padre che entra delicatamente in me. Quindi non puntate la luce e rimanete lì con gli occhi aperti, no, chiudete gli occhi in modo tale che entri la luce appunto delicatamente, e a terra tra voi e la luce ci posate la fotocopia dell'arcano 4 dei tarocchi. E adesso vedo di ricordarmi, scrivo l'appunto, eventualmente nel sito vi metto la possibilità di scaricare questa immagine senza che cercate e magari non la trovate. Volendo, su di un foglietto, meglio se stampate il tutto, però su di un foglietto giallo scrivete 4 e scrivete imperatore oppure re. Non è che è proprio la stessa cosa, però è un grande aiuto nel caso in cui voleste già iniziare ma non avete materialmente una stampante o la possibilità di stampare. Dopodiché dovreste ripetere almeno 3 volte caro papà, e non ci riferiamo al nostro di padre, anche volendo, ma parliamo di un padre di 4, 5, 7 generazioni. Io ti vedo, quindi percepite la luce che entra e percepite il tarocco davanti a voi posato a terra. Io ti accolgo, ti porto nel mio cuore e accetto il tuo destino, una frase di cui parleremo anche in un futuro video e di cui ho fatto accenno in una live recente. Ora, parlando di discendenti, se regna la stabilità, inconsciamente parlando, quantomeno in noi, ovviamente passerà anche a loro e avranno più facilità nella vita, avranno una vita più stabile, avranno meno problemi, in poche parole. È ovvio che richiede un certo impegno, fate questo rituale più volte che potete, non è che dovete farlo tutti i giorni, 100 volte al giorno, fatelo quante volte volete. So che poi mi scrivete sotto al video quanti giorni ci consigli, ve la dico subito, tra i 19 e i 30 giorni, se arrivate a 30 giorni, sedervi lì un attimo, 3 volte al giorno, ripetere la frase per 3 volte non mi sembra un granché di sforzo. Se fate fatica a star seduti per terra, perché dovreste star bene, no? Quindi comodi, no? Scomodi, sedetevi su una sedia che regga bene, visto che parliamo di stabilità, meglio che sia anche una buona sedia. Beh, insomma, ora sotto qui tra i commenti riportate un po' com'è la vostra paura in termini di ho paura di cadere, di crollare, ho paura finanziariamente, ho avuto delle paure. Quali sono le vostre paure che vi stanno condizionando? Perché riportarle per iscritto è un grande aiuto. Perché? Perché gli occhi degli altri sono una fonte di liberazione. Ricordiamoci sempre, esporre un progetto può, esponendolo per iscritto, per esempio pubblicamente, può creare un limite, perché l'opinione degli altri può limitare la realizzazione di un progetto, ma l'esposizione di un problema su cui intendi agire, beh, quello è diverso.
il sostegno ce l'hai, perché anche le altre genealogie entrano in risonanza. È tutto un gioco, ovviamente, dell'inconscio personale, familiare, collettivo e tutto quello che vogliamo. Bene, come sempre vi ricordo di mettere un bellissimo like a questo video, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina, e vi ricordo che ci sono tre link qui sopra nella descrizione se mi seguite da Facebook e qui sotto se mi seguite da YouTube. Il primissimo link vi permette di accedere a questa pagina del mio sito, dove avete due moduli. Compilando il primo modulo potete avere informazioni per una sessione di sblocco nei vari settori della vita: finanziario, sentimentale, lavorativo. Il secondo modulo invece vi permette di avere maggiori informazioni per quello che è il percorso dell'attivazione della chiaroveggenza. Sapete che ci sono 2 mesi di attesa, questo ormai va avanti da tempo, però almeno siete informati. Ma chi ha voglia di cambiare, di trasformare la propria vita, attende anche ben di più. Poi c'è il secondo link. Il secondo link vi permette di accedere a quest'altra pagina del mio sito dedicata ai videocorsi completi, dove ci sono anche le dispense. Beh, questi videocorsi poi sono dei file condivisi, sono facilissimi. Ricevete un'email, ci cliccate, guardate, di una facilità estrema. Terzo link, invece, la pagina delle mie live. Lì avete le date, i titoli, deve essere aggiornata perché ultimamente col fatto che sono stato un po' fermo è rimasta un po' lì, un po' trascurata. Beh, vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.